Cognata? Sì, ma in realtà è come se fosse sua nipote, nel senso che la chitarra che io ho usato è stata costruita da un notaio che è morto nel 79 ed è nato nel 1886, è morto oltre 90 anni, segno che la chitarra fa bene, quindi mandate i vostri figli a lezioni di chitarra, poi i posti non mancano, che si campa fino a 90 anni oltre, la figura di Segovia è tipica. E io studio tanto per questo. E diciamo che la chitarra che ho suonato prima, appunto, è di Pietro Gattino ed è stata costruita nel 1953. E Gallinotti è stato il primo liutaio italiano che ha costruito le chitarre in stile spagnolo, cioè con questo tipo di forma. In Italia, come in Austria, come in Germania, si usavano le chitarre modello Guadagnini o chitarre austriache, che avevano un otto molto più stretto e derivavano proprio dalla chitarra ottocentesca. Questo liutaio che ha costruito questo strumento si chiama Fabio Fentini e ha fatto una copia ispirandosi a Pietro Gallinotti. Non è una copia filologica, nel senso che alcune cose sono cambiate perché cambiano i tempi e ovviamente gli utai non fotocopiano una chitarra di un altro, casomai ci si ispirano, oppure se la fotocopiano, se la fanno uguale, lo fanno per studio, un po' come chi studia nell'Accademia di Belle Arti fa una natura morta per capire le prospettive, le ombre e così via, poi dopo avrà il proprio stile e la propria capacità pittorica. Questa è una chitarra che ha la stessa forma dell'altra, e lo scheletro interno, anziché avere 8 raggi, ne ha 7. I raggi sono delle, come le nostre ossa, servono a sostenere e a far suonare la tamba, in qualche modo. Perché 7 e non 8? Perché anche Gallinotti costruiva 7 e 8 raggi in funzione del legno che aveva a disposizione. In questo caso è un legno più spesso rispetto all'altra e più fibroso, cioè sia nato questo legnato più a nord rispetto all'Italia e quindi viene alleggerita la struttura. È una chitarra che mi è stata consegnata ieri mattina, per ovvie ragioni non ho suonato perché la suono per voi per la prima volta, perché dovevo studiare sull'altra chitarra per non avere troppe differenze.